Secondo appuntamento della seconda stagione dei notturnali. Oggi, come preannunciato alle ore 19 di ieri, tecnicamente ieri, parleremo di giullari, maschere, verità. Ovvero, partiamo subito con l'affermazione bomba e poi facciamo una rassegna, oggi andiamo veramente per spunti, per idee, niente di organico, niente di collegato, di corposo. Allora, chi non viene considerato in grado di intendere e di volere è l'unico che può dire la verità. Il giullare, caratterizzato dal suo cappellino a sonaglio, come dirà Pirandello, dal suo berretto a sonagli, e dal vestito dai colori sgargianti, era l'unico che poteva dire la verità al sovrano, al re, proprio perché tanto sta scherzando, ok? In una popolare fiaba che nel folklore occidentale da secoli, ma che noi conosciamo nella versione di Andersen, che si intitola Gli abiti del re, oppure I vestiti del re, vi ricordate, c'è questo re che a un certo punto riceve a palazzo due truffatori che si spacciano per sarti e che gli vendono un tessuto incredibile, leggerissimo, bellissimo, che solo i degni d'animo possono vedere. Allora il re, vergognandosi di non vedere questo tessuto, cioè non vuole ammettere la sua ignoranza, si complimenta, acquista il vestito, l'abito e va in giro in corteo per la città. E a loro volta gli abitanti non osano dire niente al re, che pure sta girando nudo per le strade della città. Non osano dire niente perché anche loro a loro volta non vogliono ammettere di non essere degni e cascano a questa truffa. Finché, ve la faccio breve, un bambino grida: "Ma il re è nudo!" Vedete, il giullare, il bambino, insomma, chi non è ritenuto affidabile può dire la verità. E qua si aprono 700.000 miliardi di discorsi, di parentesi, di spunti, perché dal giullare passiamo alla maschera, dalla maschera passiamo al tema del doppio. E allora vediamo qualcosina. Il tema della maschera anche qui è antichissimo. In un bellissimo libro che ho letto grazie al mio amico Ale Bianchi di Barbara Ehrenreich, antropologa, libro che si intitola Riti di sangue, nella parte iniziale viene detto, anche qui ve la faccio breve, viene detto che l'uomo sa di sbagliare fin da tempi antichissimi a uccidere ed è per questo che i guerrieri di alcune tribù, di alcune popolazioni primitive, si mettevano una maschera, la maschera da guerriero per andare in guerra, per uccidere, per cacciare. Si dipingevano il volto perlomeno. Dello stesso filone può essere il nome d'arte. Quando qualcuno diventa artista, prende un nome d'arte perché dice: "Io sto facendo altro, non sono io in questo momento." Questo vale anche per il tema del doppio, altro tema che c'è in tutte le culture, il tema dell'alter ego, del doppelganger, del golem per la cultura ebraica, ma quello è un altro paio di maniche. Il doppio che ci rappresenta e che può essere autentico. Non vado a stuzzicare nuovamente la psicanalisi. Ma andiamo per esempio nel dop, cioè la psicanalisi che, insomma, dice a un certo punto le pulsioni naturali devono venire fuori da qualche parte. In questo romanzo che conoscete tutti, Dr. Jekyll and Mr. Hyde di Stevenson, per esempio, il doppio chi è? È questo Mr. Hyde in cui il Dr. Jekyll si trasforma bevendo una pozione, una roba che lui stesso ha creato in laboratorio, si trasforma nella parte peggiore di sé e va in giro
a Londra a compiere scorribande, delitti, violenze sessuali, chi più ne ha più ne metta. Cioè viene fuori di notte con quella pozione, vengono fuori i suoi istinti, è finalmente vero, è quello che ha dentro, è reale. Sul tema della maschera, del doppio, c'è l'Amleto. L'Amleto, vi ricordate, quando è che Amleto può svelare allo zio che ha ucciso suo padre, può svelare di averlo scoperto. Può svelarlo quando arrivano degli attori a corte e lui fa mettere in scena dagli attori l'omicidio del padre. E allora un attore può dire la verità, perché noi pensiamo che lui stia fingendo. Quindi giullare, il doppio, l'attore. Per andare all'attualità, prima di chiudere con l'argomentone vero del nostro non incontro, e questo Andy Kaufman. Non so se voi conoscete il comico americano Andy Kaufman, ormai morto a inizio anni 80, se non sbaglio. Andate a fare man bassa dei suoi video su YouTube, perché lui ha creato proprio un alter ego in Tony Clifton. Io vi dico dei nomi, segnate se non conoscete, andate a vedere filmati, perché là capite che cos'è la comicità, il genio, e ridimensioniamo allora tutti insieme la comicità, la non comicità seriale degli Zelig, dei Colorado, dei Made in Sud, eccetera, eccetera. Insomma, sto bestemmiando a paragonare Andy Kaufman a queste trasmissioncine. Andy Kaufman crea un alter ego, Tony Clifton, e crea sempre situazioni in cui lui può dire delle verità perché non ritenuto in grado di intendere, di volere, insomma, ritenuto un comico. Ma lui è il primo a utilizzare il grottesco, a far ridere attraverso il non far ridere. Ripeto, è inspiegabile, guardatelo su YouTube. Si arriva al film Man on the Moon, interpretato da Jim Carrey, colonna sonora dei REM. Cast eccezionale, con Danny DeVito nei panni del manager e Paul Giamatti nei panni dell'amico di Andy Kaufman. Jim Carrey interpreta Andy Kaufman. Che cosa succede? Esce un anno fa, 2 anni fa, il documentario su Netflix Jim e Andy. Quel matto di Jim Carrey, durante le riprese del film su Andy Kaufman, era diventato Andy Kaufman, non si toglieva il trucco, non si girava quando lo chiamavano Jim, era diventato Andy. Per i 2 mesi, 3 mesi, non mi ricordo, delle riprese, lui era Andy Kaufman, cioè era il personaggio che stava interpretando. Non andava mai al trucco a togliersi la parrucca, le aggiunte sugli zigomi, sul mento, le sopraccigliona, la pettinatura. Rimaneva nel personaggio, è rimasto nel personaggio per tutta la durata delle riprese. Nell'intervista, che cosa ci dice in questo documentario? Ripeto, Jim and Andy è su Netflix. Dice Jim Carrey che non è mai stato bene come in quel periodo. Perché? Perché poteva essere altro. Poteva allontanarsi da se stesso. Quindi poteva essere più vero. Che guardate, è il motivo per il quale poi io faccio queste cose alle 4 di notte. Perché se io le facessi alle 7 di sera o a metà pomeriggio, a parte intasare le connessioni e a finire nel tritacarne delle varie dirette, non sarei io, non sarei io. Chi è tra gli autori italiani del Novecento che ha basato tutta la sua opera sulle maschere? Ricordati che nel corso della tua vita incontrerai moltissime maschere, pochi volti, eccetera. Pirandello. E Pirandello lo fa in 2 modi diversi. Lo fa nel Mattia Pascal. Il fu Mattia Pascal che cosa fa? Vuole perdere la sua identità, perché che cos'è che ci ingabbia, che non ci permette di essere noi stessi? La nostra identità. Il nostro io, che non è il sé, faccio il gesto, è il nostro io. Quindi non gli va più a genio la moglie, il suo paesino, in scena la sua morte,
o meglio approfitta della morte di un poveraccio che muore in incidente, e rinasce sotto forma di Adriano Meis, ma rimane comunque ingabbiato in un'identità, un'altra identità, ma un'identità. Non ne esce, finché a fine libro vi ricorderete, ripeto, voglio trattare argomenti facilmente rintracciabili o che abbiamo, di cui abbiamo reminiscenze scolastiche. Non esce neanche dalla seconda identità, ingabbiato finché torna a casa e chi è? Fu Mattia Pascal, cioè addirittura si va a trovare a volte morto al cimitero da se stesso, quindi rimane ingabbiato in qualche cosa. Chi è veramente che riesce a perdere la maschera, a essere veramente se stesso in Pirandello? Vitangelo Moscarda, protagonista di Uno, Nessuno, 100.000. Vi ricordate come si apre una trovata geniale di come si apre il romanzo Uno, Nessuno, 100.000? Il protagonista si guarda allo specchio, guarda il naso, la moglie gli dice qualcosa sul suo naso che lui non aveva mai notato. E qui mi viene in mente una frase incredibile che io avevo sullo specchietto un disclaimer che avevo sullo specchietto della mia vecchia macchina, o meglio la macchina di mia mamma, che diceva: gli oggetti nello specchio appaiono più vicini di quanto siano in realtà. Quindi questo era il modo per dirti: attenzione che nello specchietto gli oggetti sembrano più vicini di quanto siano. Objects in mirror appear. Non mi ricordo la formuletta inglese, adesso non mi viene. Comunque, per dire che allo specchio, a volte la realtà che vediamo allo specchio, ovviamente astraendo il concetto, è più reale di quello che noi crediamo nella realtà. La moglie dice questa cosa, parte tutta la vicenda. E quando è che ritrova se stesso? Vitangelo Moscarda, che si sente bene, torna quell'uno che lui vorrebbe essere. Quando gli altri lo credono pazzo e quindi lo portano in questa specie di ospizio, nella campagna, nella natura. Lo ascoltano in tribunale deporre vestito con gli abiti che davano ai pazzi e lui fa questo sproloquio secondo gli altri, invece discorso di grande saggezza, in cui dice: ma io ormai sono libero, mi sento un tutt'uno con le nuvole, gli alberi, i sassi. Gli altri non gli credono, lui è arrivato alla verità. Ritorniamo all'inizio, vi ho dato, spero, tanti spunti. Il giullare è l'unico che può dire la verità, proprio perché non viene creduto. Poi vi ho detto Amleto, il denouement, direbbero i francesi della vicenda, avviene quando gli attori recitano l'assassinio di suo padre da parte dello zio. Cioè, l'attore noi crediamo perché sta recitando. Quando facciamo arte ci diamo un nome d'arte. Quando si andava in guerra ci pitturavamo il viso per essere altro, per uccidere. Poi vi ho detto il tema del doppio, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Allora oggi sarebbe forse. Poi vi ho detto Andy Kaufman, spolpatelo su YouTube, Jim e Andy, documentario proprio nei mesi in cui Jim Carrey non era se stesso ma interpretava una parte, dice: sono stato benissimo. E su questo tema della pazzia, la finta pazzia, la maschera, il doppio, c'è di tutto, c'è di tutto. Altro film che dovete vedere, tratto da un libro, quindi leggete il libro o guardate il film, Qualcuno volò sul nido del cuculo, il tema della pazzia, della finzione, quello che sta zitto è il più saggio di tutti, quello che non vede, vede più lontano di tutti, cioè pensate sempre a questo altro che ci porta altrove. Allora oggi diciamo, eppure oggi è pieno di giullari, non saranno più vestiti con il berretto a sonagli, Pirandello cheat, non saranno più vestiti con abiti sgargianti, non faranno le pantomime, le capriole, non vivranno di ossa di ossa di pollo e di qualsiasi animale buttate a terra dal nobile di turno, però è pieno di giullari. E perché almeno loro non dicono la verità? Perché non si accorgono nemmeno più di essere dei giullari. Buonanotte.